Eccoci con Luca Liguori, buongiorno coach. Buongiorno, buongiorno a tutti. Iniziamo la terza settimana di preparazione, abbiamo però appena chiuso la fase del ritiro di Abbadia e possiamo raccontare com'è andata il weekend ad Abbadia San Salvatore. Guarda, molto bene, sia per il lavoro che hanno svolto le ragazze, veramente interessante, si sono impegnate, si sono divertite, hanno fatto gruppo, ma secondo me è stato importante anche per dare un segnale a noi stessi che stiamo facendo di tutto per ripartire, quindi ci sono solo cose positive da dire su questa esperienza. Poi Abbadia, insomma, è un posto che conosciamo, che concilia bene tutti gli aspetti che andiamo a cercare in un collegiale. Le ragazze senza fretta ma senza sosta si ritrovano già oggi in campo, in palestra, diciamo, in questa situazione ibrida per continuare gli allenamenti, no? Sì, continuiamo, oggi ci rivediamo e riprendiamo il discorso della preparazione, si aggregheranno le ultime ragazze che mancavano anche all'appello, che magari hanno prolungato le vacanze a settembre. E sì, questa situazione ibrida che purtroppo vede molte difficoltà sull'utilizzo delle palestre è un tema comune, per fortuna noi riusciamo a ammortizzare questo tipo di problematica, però è chiaro che ci aspettiamo che le istituzioni tutte capiscano le nostre difficoltà, altrimenti lo sport di base è costretto a sparire, e questo è un altro tema naturalmente più grande. Rispetto a noi, sì, stiamo lavorando bene, senza fretta, perché abbiamo per fortuna un lungo periodo, ci siamo presi per preparare al meglio le ragazze e speriamo di continuare così e di aggregare anche tante nuove giovani. Il tuo appunto a seguito di un tuo intervento estivo su alcune vicende di attualità che abbiamo seguito molto sulle nostre pagine e che vi invitiamo ad andare a rivedere. Chiudiamo con un punto sugli aiuti alle famiglie nel 2020-21 che il Consiglio della Dream Team Roma ha approvato, li abbiamo pubblicati anche in una comoda infografica. Perché è importante, lo abbiamo detto già tante volte, no? Ma perché è importante esserci anche in questa situazione? Guarda Paolo, è veramente una situazione difficile, probabilmente non ci rendiamo conto, ci stiamo rendendo conto adesso di quanto sia difficile ripartire. Noi abbiamo voluto dare un segnale cercando di abbassare tutte le quote che avevamo, di ridurre al minimo gli sprechi, in un certo senso le spese superflue, per quanto per lavorare con qualità è necessario comunque investire, quindi abbiamo voluto dare questo riconoscimento alle famiglie, sia alle vecchie famiglie che credono e che hanno creduto e che crederanno ancora in noi, sia alle nuove che si affacceranno al nostro ambiente. Non ti nego che è difficile, non ti nego che la situazione economica non è semplice neanche per noi, però è chiaro che bisognava dare un segnale e cercare di essere uniti. Il termine insieme è quello che stiamo usando di più, e veramente solo grazie all'aiuto di tutti si riuscirà ad uscire da questo momento. Io sono fiducioso, però questo era un intervento che abbiamo ritenuto doveroso per dare una spinta in più ai genitori, per non far sì che lo sport fosse la prima voce da cancellare di quella delle spese familiari, insomma. Grazie coach.